Allora, questo Arezzo, insomma, non trova, sembra davvero che non trovi pace. Prima gli striscioni, giustamente, poi la manifestazione, tra l'altro molto partecipata, abbiamo visto, insomma, rilanciata anche dalla vostra pagina Facebook e dal vostro blog. Ecco, come commenta intanto? Beh, innanzitutto mi dispiace perché più che fare il tutto contro tutti, cercherà di fare il tutti uniti verso un'unica direzione. E queste esternazioni anche a livelli alti, perché io vivo purtroppo lontano da Arezzo, ma i rimbombi mi arrivano, certe esternazioni non fanno sicuramente bene alla causa. Quelle del sindaco? In particolare anche quelle, ma un po' tutte quante, perché io ho letto le esternazioni anche sui social, un po' di tutti i protagonisti di questa storia che sta diventando un po' triste, no? Se vogliamo. Ieri in un mio intervento, proprio in un mio commento a un articolo, ho paragonato l'Arezzo a un vitello sulle sabbie mobili che viene preso per essere salvato da quattro cavalli da tiro, ma ognuno va nella sua direzione col rischio di squartarlo. Poi a un certo punto il padrone del vitello chiama i quattro agricoltori, i padroni dei cavalli, e dice: andiamo un po' tutti nella stessa direzione, vediamo di salvarlo. E in questo modo riescono a salvarlo. Ecco, penso che è una metafora, per carità di Dio, però è una cosa che potrebbe servire per poter arrivare a questo salvataggio. Cosa intendo? Mettersi a tavolino, forse adesso Giorgio La Cava starà facendo i sacrifici immani per consentire comunque l'iscrizione dell'Arezzo. Dopodiché avvicinarsi a un tavolo e dire: gestiamolo in Serie C piuttosto che ripartire dalla D, dall'eccellenza o dalla promozione, credo che fosse meglio per tutti. Questo è un mio punto di vista, però, eh. Ricominciare dal basso comporta tantissime incognite che portano verso il nulla. Ricominciare da questa situazione, gettando le basi per un futuro migliore, potrebbe essere assolutamente più conveniente, anche perché non mi sembra che la debitoria dell'Arezzo sia così grave come è stato paventato. Io ho provato, in base a quelli che erano i dati del bilancio dell'anno scorso, ad elaborare un po' il mio punto di vista, e ho visto che, tolta la debitoria, bene o male, i debiti sono abbastanza in linea, non ci sono grossissimi debiti da risanare. Quello che costa di più, è magari l'iscrizione in questo momento con la fideiussione. Comunque, complimenti ai ragazzi della Curva Sud perché hanno veramente fatto e messo in piedi una bella manifestazione, Vero, molto molto partecipata. dando veramente l'esempio. Sì, insomma, sono Uniti scesi e in compatti piazza. ce la possiamo fare. Sì, credo che proprio, insomma, in questo caso sia una voce e una presenza che non possa non essere ascoltata. Quindi vediamo quello che succederà. Assolutamente. Parole ormai al campo, alla lavorazione.